Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. A Neri Rimini cerca punti salvezza contro la capolista Fermana. A Cori invece cerca il primo trionfo da quando è riapprodato per la terza volta sulla panchina dei biancorossi. Dopo un paio di reti bianche col Sud Tirol e la sconfitta di Gubbio, il malumore tra la folla la fa da padrona. La Fermana deve rivedere il proprio assetto difensivo vista l'assenza di Soprano. Iotti gioca da difensore aggiunto. 4-3-3 per i marchigiani contro il più accorto 4-4-1-1 di A Cori, con Candido a supporto dell'unica punta Volpe e con Danzo a fare compagnia al centro del campo a Montanari. Si gioca davanti a 2600 spettatori, nutrita anche la rappresentanza gialloblu giunta a Neri, che nell'occasione spinge fino alle prime battute i Beniamini, che già al terzo sfiorano la marcatura. Quando D'Angelo apre per Lupoli, l'ex Ascoli insidia la porta di Scotti con un tiro velenoso respinto sulla linea da Petti. Le occasioni latitano, Scotti deve scaldarsi i guantoni intervenendo questo corner battuto da Gian Donato. Siamo al minuto 35, occasioni da una parte e dall'altra che nascono da calcio piazzato. La prima arriva al 42esimo quando Candido impensierisce seriamente la porta difesa da Ginestra senza trovare fortuna. La seconda al 45esimo quando Gian Donato manda a lato. Nella ripresa la Fermana cerca di sfruttare la maggior sicurezza dettata dalla classifica. Clemente sfona una magistrale discesa, ma i compagni si perdono al centro dell'area di rigore permettendo a Brighi di allontanare il pericolo. Sul versante opposto il Rimini crea un'azione più elaborata e con Simoncelli cerca di arrivare al gol. Quest'ultimo va a servire Volpe, ma gli ospiti si salvano in qualche modo. Al 57esimo Lupoli dalla distanza chiama l'intervento a terra Scotti, costretto a rifugiarsi in corner, mentre 4 minuti più tardi Candido, dopo una buona discesa, conclude centralmente. Al 65esimo il match si sblocca. Candido alza con un tocco sotto il pallone che termina in terra di Simoncelli, cross dell'esterno, e Clemente, nel tentativo di anticipare Volpe, deposita il pallone nella propria porta per l'1-0 biancorosso. Il replay ci mostra la netta deviazione del difensore gialloblu. Neppure il tempo di mettere il pallone al centro del campo, che al 68esimo il Rimini raddoppia. Anche in questo caso a metterci lo zampino è sempre Candido, che è l'autore di questo calcio piazzato con colpo di testa finale ad opera di Ferrani, che non lascia scampo a Ginestra. Il replay ci mostra lo stacco imperioso dell'ex regina, poi via sotto la curva a mostrare stile Cristiano Ronaldo gli addominali. A questo punto Destro gioca in tutto per tutto, dentro Zerbo che da calcio piazzato mette subito a dura prova Scotti. La Fermana, trazione anteriore, si sbilancia permettendo a Volpe di affondare, ma il tiro dell'attaccante viene bloccato da Ginestra. Lo scatenato Zerbo mette la testa a questo calcio piazzato Iotti, ma nulla da fare, lo stesso attaccante riesce a girarsi poco dopo non riuscendo a trovare la via dei gol. Rete che viene negata anche al 91esimo quando Da Silva trova Urbinati che fa da sponda per il secondo colpo di testa in Cremona, sul quale Scotti si mostra superlativo, dando a Rimini finalmente la possibilità di festeggiare una vittoria che mancava dalla prima giornata, avvenuta allora contro la temibile Triestina. Il migliore Candido, voto 7, gioca bene, suo lo zampino in occasione dei due gol del Rimini, mentre una nota di merito la merita anche Montanari, polmoni ossigeno da vendere, corre e rimedia anche un giallo, indemoniato. Per la Fermana buona la prova di Gian Donato, tra i più pericolosi dei suoi, e del neo entrato Zerbo, l'unico a provare la via del gol in maniera concreta.